Il sindacato torna ad incontrarsi e torna per cercare di rispondere ad una domanda assolutamente difficile ma altrettanto importante. Quale futuro nella zona del Canavese e delle Porediese per il lavoro? Ma questa è una zona che vive nell'incertezza, un po' per problemi che riguardano la sua storia anche industriale, che purtroppo non sono ancora stati risolti, e poi perché c'è un'incertezza più generale. È importante confrontarsi con tutti, qui oggi ci sono le istituzioni, ci sono le associazioni delle imprese, però poi ci siamo noi e ci sono i nostri delegati. Il problema è tenere insieme un po' di ottimismo di facciata, che io qua e là vedo, e i gridi di dolore, le grida, scusate, di dolore che arrivano dai nostri delegati dei luoghi di lavoro. Penso a Comdata, penso alle mensa dell'ospedale. In fondo la gente, nonostante le tante parole che si fanno, vive e lavora peggio che in passato, sicuramente in questo territorio più che altrove. Io penso che delle possibilità su cui lavorare ci siano, però bisogna passare dalle affermazioni di carattere generale alle cose concrete. Lo dico perché alcuni temi io li sento discutere da decenni in questo territorio: la ferrovia, le varie infrastrutture, l'ospedale, ecco, le strutture sanitarie. In generale penso che ci sia un tema generale a cui non possiamo sfuggire neanche qui, che il lavoro deve essere un lavoro buono, un lavoro di qualità. Anche qui c'è una precarietà dilagante, c'è un'incertezza dilagante, ci sono bassi salari che derivano da come è cambiato il mondo del lavoro. L'Ivrea dell'Olivetti, di cui alcuni parlano, non c'è più. Oggi Ivrea è molto più simile a quello che succede nel resto del paese. D'altronde le due aziende più importanti di questo territorio, dell'Eporediese, e cioè Comdata da una parte, la Daico dall'altra, usano da sempre in modo strutturale il precariato, cioè i lavoratori a termine e soprattutto i lavoratori in somministrazione. È chiaro che o noi recuperiamo questa situazione oppure avremo sempre lavoratori più soli, più in difficoltà, che fanno fatica a mantenere il posto di lavoro, e poi magari in discussioni come questa sentiremo ipotizzare scenari futuri positivi che però poi faticano a impattare positivamente sulle persone in carne ed ossa che noi continuiamo, pur con difficoltà, a rappresentare anche ad Ivrea. Parlare di futuro del lavoro nel nostro territorio, nel Canavese, nelle Porediese, significa fare i conti anche con una parola che è sempre più di attualità, la parola precarietà. In questo momento di confronto, in questo convegno, abbiamo evidenziato attraverso dati, ma anche ascoltando le esperienze dei delegati che ci sono state portate, quanto è diventato pervasivo la precarietà all'interno dei luoghi di lavoro. Ormai non esiste un settore che vada da pubblica amministrazione all'artigianato che non sia pervaso da questo tema drammatico che è la precarietà. La precarietà che non dà sicuramente possibilità di progettare un futuro e che rende, a nostro avviso, anche più complicato dal punto di vista del lavoratore di esporsi rispetto a problematiche in merito a sicurezza e salute che potrebbe incontrare nel luogo di lavoro. I dati dicono che nonostante la pandemia alcuni lavoratori si sono riconvertiti sostanzialmente mettendosi anche in proprio, soprattutto in settori particolari come quello del commercio e del turismo. Questo è un dato significativo, positivo oppure no? Ma sicuramente la riconversione è sempre un dato positivo, poi bisogna anche addentrarsi negli specifici casi, perché a volte le riconversioni sono l'ultima spiaggia, e cioè coloro che sono stati espulsi dal mondo del lavoro fanno dei sacrifici anche con il coinvolgimento dei familiari al fine di attivare delle attività, ma quindi di aprire delle attività delle quali sicuramente non c'è certezza. Noi abbiamo un territorio che dal punto di vista turistico e commerciale può dare tanto, ma va sicuramente ricondotto all'interno di una politica più ampia. Noi abbiamo la necessità che questo territorio, lo dimostra oggi in queste giornate, ci sono i mondiali di canoa Ivrea, che ha grandissime potenzialità. Vediamo giovani che arrivano da tutto il mondo.
Questo è il nostro futuro, noi dobbiamo aprirci a quel mix di professionalità nei settori che fa sì che l'occupazione possa essere non a vantaggio di un solo settore che potrebbe entrare in crisi, ma deve coprire tanti settori, quindi la diversificazione anche del livello occupazionale è prioritario. Il contraltare di questo ragionamento è però la situazione incomodata. La situazione incondata, oserei dire, è gravissima. La vicenda dei lavoratori che si occupano della commessa INPS grida vendetta. Non è possibile la non applicazione, anche da un soggetto pubblico come l'INPS, della clausola di salvaguardia. Quei lavoratori devono rimanere assolutamente all'interno di quel servizio, devono veder tutelato il loro posto di lavoro. E Condata non può far finta di niente, come finta di niente non possono fare le istituzioni locali. Dobbiamo assolutamente dare il massimo supporto a quei ragazzi, a quei lavoratori, a quelle famiglie.